baluardo, un pilastro diciamo, del turismo dell'identità napoletana del Sud, che da tanto tempo portano avanti. Viene alla fine costretto a stringere, ci esporrà il suo progetto che si chiama Un Monumento. Yeah.
avvenisse fin dalla più tenera età, quindi delle scuole elementari, e quindi questa era una colonizzazione che noi abbiamo tuttora, però ci diceva anche come, in che modo uscirne. Bastava in un certo senso ritrovare dei luoghi della memoria. Questi luoghi della memoria non necessariamente dovevano essere dei musei, ma potevano essere anche dei monumenti. I luoghi della memoria servivano a un popolo vinto a farlo riprendere, a farlo reagire, laddove fino ad allora, con la colonizzazione, questo popolo era stato in qualche modo, gli era stato impedito di reagire. Per cui, invece, mettendo appunto questi luoghi della memoria, il popolo poteva riprendersi. Ecco, il nostro popolo, come sappiamo bene anche da studi che ha fatto Vino Aprile, conta centinaia di migliaia di vittime dimenticate, cancellate, destinate all'oblio, le cui vittime avevano alle spalle ovviamente delle famiglie. Quindi possiamo pensare che erano milioni di persone che avevano almeno, ognuno di loro aveva una vittima in ogni famiglia. Queste famiglie non hanno avuto la possibilità di piangere i loro morti, gli è stato negato il diritto ad elaborare un lutto, gli è stato negato, è stato soffocato un grido di dolore che ancora rimane intrappolato nello spazio e nel tempo. Questo grido di dolore io penso che possa essere liberato appunto erigendo un monumento. E arrivo appunto alla proposta. La mia proposta, che è stata lanciata qualche tempo fa, io come rappresentante di Modo l'ho lanciata all'interno del movimento ed è stata appoggiata subito, fin da subito. La cosa che ci fa molto piacere è che ha aderito subito anche il sindaco Luigi De Magistris ed ha firmato quindi per erigere questo monumento. A lui si sono affiancati anche gli assessori calabrese, episcopo, quindi il comune ha già dato il suo ok. Questo monumento ha l'appoggio, oltre che ovviamente del movimento che rappresento, ma anche dell'associazione Briganti, del movimento Merite, di altre associazioni, tutte partecipi nel erigere questo monumento, che si farà e verrà eretto alla stazione centrale. Quel popolo finalmente, quando avrà visto, vedrà questo monumento che non è un simbolico, ma è imponente, quasi 2 metri di altezza. Cambierà anche il nome della stazione. C'è da dire che fino a quando abbiamo bisogno di un muro,
dalla società romana grandi stazioni, che si dice che avrebbe apportato questa forma. Per cui io vi invito a visitare questa pagina che si chiama Un Monumento, dove potrete accedere anche al link per una, quello che volete dare insomma, per questa sottoscrizione. Ebbene, io penso che dopo di questa, questo momento il popolo del Sud finalmente potrà liberarsi del suo grido di dolore che da 155 anni resta fermo e come il popolo sta come in un limbo in attesa della rimemorazione. Intendo raddoppiare immediatamente.